Quesito 3. Determina i valori di A e B sapendo che il limite di questa funzione è 1. Può sembrare strano che c'è una sola condizione per due parametri. In realtà questa non è una condizione, ma sono almeno due. Chiamo f di x la funzione il cui limite è 1 quando x tende a 0. Sopra abbiamo una funzione di tipo radice quadrata che, se fosse la radice di x, avrebbe questo andamento. Sotto invece abbiamo la bisettrice. E questo limite deve fare 1, vuol dire che in 0, dove la bisettrice ha la pendenza di 45 gradi, anche questa funzione sopra, cioè il numeratore, deve avere la stessa pendenza e deve andare a 0 anche lui. E quindi eccole le due condizioni. La prima condizione è che il numeratore sia un infinitesimo per x che tende a 0, perché se non fosse un infinitesimo, questo numeratore andrebbe ad un valore finito e il limite non sarebbe 1, ma sarebbe più o meno infinito. L'altra condizione è che il numeratore deve essere infinitesimo ma andare a 0 non con una pendenza, con una velocità qualsiasi, ma con la stessa velocità, cioè con la stessa pendenza della bisettrice. Quindi questa seconda condizione è una condizione sulle derivate, in particolare sulla derivata del numeratore nel punto x uguale a 0. Con la radice quadrata noi non abbiamo dei limiti notevoli, ce l'abbiamo con il seno, con il coseno che si approssima come un arco di parabola, ce l'abbiamo con l'esponenziale e il logaritmo nel loro punto in cui la pendenza è 45 gradi, ma con la radice quadrata non ce l'abbiamo. Allora questo non è un limite notevole, ma più semplicemente, come vedremo meglio dopo, rappresenta questa situazione in cui il numeratore è una funzione radice quadrata opportunamente traslata e deformata. In particolare è una radice quadrata che è stata traslata a sinistra di 3, abbassata di 6, infatti c'è questo meno 6, la traslazione a sinistra di 3 è questo x più 3, poi è stata dilatata in modo tale che la funzione radice passi per l'origine e lì ha la stessa pendenza indicata con questo tratto rosso, la stessa pendenza della bisettrice x. Qui vediamo quindi le due condizioni: il numeratore, una funzione radice che passa per l'origine, quindi è un infinitesimo per x che va a 0, e l'altra condizione è che la sua pendenza della funzione radice, cioè del numeratore, la sua pendenza nell'origine è 45 gradi. Poi vediamo meglio i dettagli. Cominciamo con la prima richiesta, che il numeratore sia un infinitesimo, quindi per x che va a 0 deve annullarsi. Siccome questo termine a x si annulla, vuol dire che la radice di 2b deve essere uguale a 6. In questo modo il numeratore va a 0. Infatti abbiamo ax che si annulla, la radice di 2b è 6, meno 6, 0. Ma allora 2b è 36, b è 18. Quindi abbiamo trovato il coefficiente b, il parametro b, sapendo che il numeratore deve essere un infinitesimo per x che va a 0. E qui infatti lo verifichiamo. 2b abbiamo detto che è 36, quindi per x che va a 0 il numeratore va a 0. Il denominatore anche è un infinitesimo e la bisettrice va a 0. Questo limite quindi è una forma indeterminata, rapporto di infinitesimi, ma noi sappiamo che questo limite fa 1. Quindi la nostra funzione, che è il rapporto tra il numeratore e la bisettrice, per x che va a 0 fa 1. Per il teorema di L'Hôpital sappiamo che il limite di due infinitesimi, numeratore diviso denominatore, quando viene una forma indeterminata, lo possiamo calcolare con il limite delle derivate. E siccome questo limite sappiamo che è 1, vuol dire che le derivate hanno la stessa pendenza quando x diventa 0. La derivata del denominatore di primo è la derivata della bisettrice, quindi è 1. La derivata invece del numeratore è la derivata di questo radicale, cioè 1 su 2 volte il radicale per la derivata dell'argomento del radicale, quindi radicando, che la sua derivata è a, che va al numeratore. Quindi questo numeratore derivato è a diviso 2 radicale. Deve fare 1, x tende a 0, quindi questo termine a x sparisce, quindi rimane a diviso 2 radice di 36, cioè 2 per 6 è 12. A dodicesimi è 1, a è 12, quindi l'altro parametro ottenuto con il teorema dell'Hôpital, con il confronto delle due derivate in 0, derivata del numeratore e derivata del denominatore, l'altro parametro a uguale 12. Quindi la nostra funzione è 12x più 36, meno 6. Verifichiamo adesso che, dividendo per la bisettrice, quindi tutta la funzione è questa, numeratore diviso denominatore, che questa funzione per x che va a 0 dà una forma indeterminata e il rapporto delle derivate da 1.
è una verifica a posteriori per controllare che non abbiamo sbagliato i calcoli. Mettiamo in evidenza 12, portiamo fuori il 4 che diventa 2 e per x che va a 0 abbiamo al numeratore 3 per 3 9, la radice di 9 3, per 2 6 meno 6 0, quindi 0 su 0. Vediamo adesso il rapporto delle derivate. Derivata del numeratore 1 diviso 2 il radicale per 12, derivata del denominatore 1, per x che va a 0 12x sparisce, rimane 12 mezzi 6 diviso la radice di 36, quindi 1. Quindi torna, i calcoli sono giusti, i due parametri sono 12 e 18.